Ora riuscite a sentire? Sono muta, ok. Bellissima questa cosa. Ok. Ora mi sentite? Ok. Perfetto, benvenuti comunque. Dicevo, benvenuti a questa serata. Oggi abbiamo ospite con noi Massimiliano Sana dell'Associazione Genealogica Lombarda. Avremmo dovuto avere con noi anche Stefano Perico, però purtroppo per problemi tecnici non riesce a collegarsi, ma dicevo, se è presente e se ci segue, lo invitiamo a battere un colpo a commentare perché sicuramente è a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande. A questo punto, ora che ricevo tutti i vostri feedback, grazie. Ok, non so cosa fosse successo, ma perfetto, grazie, grazie a tutti. Ciao Robby! Ok, scusate. E a questo punto, visto che tutto funziona, carico e chiamo sul palco insieme a me Massimiliano Sana e nel frattempo lo presento. Massimiliano Sana è tra i soci fondatori nonché vicepresidente dell'Associazione Genealogica Lombarda e da diversi anni è anche presidente della Commissione Cultura di Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, suo paese natale. Appassionato di genealogia e di storia locale fin dall'inizio degli anni 90, ama approfondire le numerose relazioni tra queste due discipline, alternando ricostruzione di alberi familiari a eventi pubblici di approfondimento della storia del territorio. Di formazione scientifica, genetica e biologia molecolare, in tempi recenti ha potuto mettere in pratica le conoscenze derivate dai propri studi accademici, anche in campo genealogico, attraverso un progetto di analisi del DNA avente lo scopo di confermare geneticamente quanto scoperto attraverso le ricerche documentali. Quindi, benvenuto Massimiliano Sana. Grazie Martina, mi sentite? Funziona l'audio? Sì, immagino di sì. Io ti sento. Perfetto. Grazie Martina, grazie a tutti gli Mi organizzatori. nascondo. Grazie anche per la corposa presentazione che va ben oltre quelli che sono i miei meriti. Innanzitutto, stasera rappresento non me stesso, ma l'Associazione Genealogica Lombarda. Ho l'onore di rappresentare questa associazione, associazione che è nata nel 2007 a Trezzo sull'Adda, un paese che sta a cavallo tra la provincia di Milano e la provincia di Bergamo. I soci fondatori in quell'anno, infatti, erano prevalentemente di Milano e di Bergamo. Oggi ci siamo un attimino espansi, abbiamo una trentina tra soci e simpatizzanti. Prevalentemente sempre su Bergamo e Milano, ma abbiamo cominciato a includere persone anche di Monza, di Brescia e di altre località. Ovviamente, essendo un'associazione, il nostro scopo principale è sempre stato quello di favorire la diffusione della genealogia, ma anche della storia di famiglia. E stasera approfondiremo un attimo questa differenza. E questo lo facciamo da sempre attraverso diverse iniziative sul territorio, attraverso delle sinergie con istituzioni locali, oppure anche attraverso progetti di ricerca, di digitalizzazione o di trascrizione. E anche stasera vedremo degli esempi in tal senso. Il nostro presidente è fin dall'origine Clemente Suardi, che saluto e i cui saluti porto stasera a tutti i presenti, a chi sta partecipando a questa conferenza. Da un punto di vista storico è importante sottolineare una cosa. Oggi la Lombardia la conosciamo tutti come una regione unica all'interno della Repubblica Italiana, ma in passato, quindi per quanto riguarda gli studi genealogici, dobbiamo ricordare che fino almeno all'epoca napoleonica la Lombardia era in realtà divisa tra due, possiamo chiamarle nazioni completamente diverse, da una parte il Ducato di Milano e dall'altra parte la Repubblica di Venezia. La provincia di Milano e la provincia di Bergamo facevano da confine. Questo è importante perché queste due realtà portavano con sé diverse tipologie di documentazioni che si traducono oggi in diverse risorse disponibili per le nostre ricerche. Stasera presenterò soprattutto quelle che sono le fonti messe a disposizione dalla ex Repubblica Veneta. Se riesci a condividere, Martina, la mia presentazione, comincerei. Perfetto, vedo che la tecnologia finora funziona benissimo.
Abbiamo pensato, come soci, di presentarvi stasera tutta una serie di evidenze, di attività che l'associazione fa riguardo la ricostruzione della storia di famiglia. Ed è importante a questo punto chiarire cosa intendiamo con storia di famiglia. E per farlo mi rifaccio ad una metafora che era stata portata da Maurizio Polelli, non mi ricordo se a Roma o a Modena, un paio di anni fa, e lui diceva che quando facciamo gli studi di genealogia siamo contenti quando riusciamo a individuare per i nostri antenati le famose due date, la data di nascita e la data di morte. Però lui diceva che queste date sono spesso separate da un trattino. Questo trattino è appunto la storia di famiglia, cioè tutto ciò che è capitato ai nostri antenati, tra la loro nascita e la loro morte. Questo è qualcosa che spesso viene sottovalutato, ma se ci pensate è la parte più affascinante delle ricerche storiche. Quindi che cosa presenteremo stasera per parlare della ricostruzione della storia di famiglia? Innanzitutto vi faremo vedere alcuni progetti di supporto che l'Associazione Genealogica Lombarda ha messo in atto per aiutare i propri soci, ma non solo, a ricostruire la propria storia di famiglia. Vedremo poi un esempio di ricostruzione, un esempio abbastanza corposo e direi anche di successo, che è la storia di famiglia dei Donadoni, una famiglia molto importante della Bergamasca. E chiuderemo infine con un altro argomento interessante, ossia dare un volto alle nostre storie familiari. Per fare questo toccheremo diversi punti. Per quanto riguarda i progetti di supporto che l'associazione sta mettendo in piedi, vedremo come stiamo indicizzando i testamenti nel periodo che va dal 1639 al 1772 e vedremo anche un corposo lavoro sulle richieste e concessioni di cittadinanza tra il 400 e il 1797, cioè l'arrivo dell'epoca napoleonica. Per quanto riguarda invece l'esempio concreto di ricostruzione, ossia quello dei Donadoni, ve lo mostreremo in un modo un po' particolare, anche innovativo, attraverso un docufilm, un film documentario di una ventina di minuti, preparato da Stefano Perico, dal titolo Come una foglia. E per quanto riguarda invece il volto delle nostre storie familiari, toccheremo un altro argomento interessante, ossia come sfruttare per le ricerche i bollettari di un archivio fotografico. Come già anticipato da Martina, in realtà i presentatori stasera devono essere due, ma per problemi tecnici Stefano Perico seguirà la conferenza, ma non è in grado di collegarsi come relatore. Ringrazio comunque Stefano per ovviamente tutto il supporto dato nella preparazione di questa presentazione. Partirei quindi con il primo argomento, ossia l'indice dei testamenti. Cosa sta facendo l'associazione per aiutare chi vuol fare ricerche a individuare facilmente è un termine forse un po' esagerato, ma a individuare i testamenti dei propri antenati. Innanzitutto va detto, come molti di voi sapranno, che i testamenti antichi sono conservati per lo più presso gli archivi di Stato. I testamenti ci danno parecchie informazioni. Vi ho riportato ad esempio un testamento di cui ho sottolineato e evidenziato in giallo alcuni punti importanti. Vediamoli. Ad esempio il testamento di questa persona, non ci interessa adesso sapere chi era, ci dice che abitava nel comune di Brembate Sopra. Ci dice poi che questa persona in quel momento, siamo nel 14 febbraio 1794, godeva di perfetta salute di sentimenti, anche se ammalato di mal corporale. Sappiamo quindi che in quel particolare momento storico, il nostro antenato era ammalato. Inoltre, andando avanti, leggiamo che il nostro antenato aveva sei figlioli, che si chiamavano Cristoforo, Francesco, Andrea, Lorenzo, Giovanni Battista e Pietro, ed erano tutti legittimi figli di donna Caterina Caiselli. Oppure troviamo, andando sempre avanti nel testamento, che egli decide di lasciare tutto quello che aveva, niente escluso, all'erede Cristoforo. Questo era tipico del periodo antico, di solito il testamento veniva lasciato, tutto veniva lasciato al figlio primogenito. Anche perché, qui leggiamo, il nostro antenato in quel momento conviveva con questo figlio primogenito e quindi nel lasciargli tutto sperava comunque e chiedeva al figlio primogenito di poterlo servire fino a quando avesse avuto vita. Quindi vedete quante informazioni noi possiamo estrarre da un testamento di un nostro antenato. Questa è storia di famiglia, cioè riusciamo a connotare anche la vita del nostro antenato. E quindi i testamenti sono una fonte preziosissima per la ricostruzione della storia di famiglia. E qui molti di voi diranno: bello dirsi, però come faccio io a trovare i testamenti? Il problema è proprio questo. Il problema è trovare i testamenti dei nostri antenati tra migliaia di notai di un archivio di Stato e vari chilometri di scaffali.
Ed è qui che viene incontro il progetto che abbiamo messo in piedi come associazione genealogica. Abbiamo visto che a Bergamo, nell'archivio di Stato di Bergamo, erano conservati 4 volumi particolari. Qui vi è una riproduzione di uno di questi 4. Questo è il volume che si trova all'interno. Vedete tra l'altro anche una caratteristica un po' particolare, era usanza nel passato rivestire i volumi con antiche pergamene, che quindi in qualche modo venivano perse o rovinate, ma tant'è. Aprendo questo volume troviamo un elenco di nomi con delle date. Che cosa sono questi 4 volumi? Questi 4 volumi sono gli indici di tutti i testamenti della provincia di Bergamo dal 1639 al 1772. A Bergamo abbiamo la fortuna di avere questi indici. Questi indici li abbiamo ovviamente riprodotti fotograficamente grazie alla collaborazione di Tarcisio Confalonieri, che è un socio della nostra associazione, e andiamo per ora a vedere che cosa contengono queste righe. Faccio un ingrandimento della prima parte. Allora, vedete che in effetti in ogni riga noi troviamo il nome del testatore, nel primo caso è Alessandro Volpi, il tipo di atto, il primo caso è testamento, troviamo poi la data in cui il testamento è stato fatto, 9 marzo 1719, e troviamo anche il nome del notaio Francesco Gaglioncelli. La cosa però che vediamo e che non ci deve sorprendere è che l'ordine alfabetico è per nome, non per cognome. Fino all'Ottocento infatti era abbastanza tipico di tutta la penisola italiana creare gli indici per nome anziché per cognome. E questo crea un po' di difficoltà dal punto di vista genealogico, perché quando facciamo... Massimiliano? Sì? Martina, prego. Scusami, chiedono se puoi alzare un attimo il volume. Ok, della mia voce, perché in teoria mi risulta al massimo. Mi risulta al massimo. Ok, mi sentite bassi? Basso? Ok, provo a continuare. Penso che allora... adesso vada bene, grazie. Ok, grazie. Come detto, l'ordine alfabetico era per nome e non per cognome, questo crea non poche difficoltà nelle ricerche genealogiche, in quanto noi siamo interessati a cercare le persone per cognome, cioè il cognome della nostra famiglia. A questo punto abbiamo quindi avviato un progetto di trascrizione di questi 4 volumi, di questi indici dei testamenti, che alla fine, una volta completato, darà origine a un database come quello che vedete qui rappresentato. Abbiamo 5 persone che in questo momento stanno lavorando su questa trascrizione perché è una trascrizione particolarmente corposa. Giusto per darvi un'idea, finora, e ci stiamo lavorando da più di un anno, abbiamo trascritto più di 15.000 righe, quindi 15.000 testamenti sono già stati trascritti all'interno di questo database, su un totale di più di 60.000. Potete quindi immaginarvi la corposità di questo lavoro. Ma andiamo a vedere questo lavoro che cosa comporterà e che cosa ci faciliterà nelle nostre ricerche. Allora, come vedete, noi di ogni riga trascriviamo all'interno di questo database il nome, lo trovate qui nella colonna nome riportato, il nome esattamente come è indicato nell'indice. Poi interpretiamo il nome, cioè lo traduciamo nella dizione corrente, cioè quella odierna. Nell'indice trovate scritto ad esempio alessand.o, che chiaramente significa Alessandro, e questo lo facciamo per permettere poi una più rapida ricerca per nome. Mettiamo poi il cognome che è riportato, quindi Volpi. In questo caso abbiamo discusso molto se attualizzare il nome oppure meno. Voi sapete che i cognomi subiscono dei cambiamenti nel corso dei decenni e nel corso dei secoli. Per ora abbiamo deciso di non farlo, cioè di riportare il cognome esattamente com'è all'interno di questo indice, perché vogliamo proprio tracciare anche il modo con cui il cognome si modifica nel corso dei secoli. Riportiamo poi il tipo di documento, che può essere un testamento, un codicillo, eccetera, eccetera, il giorno, mese, anno, e poi il notaio. Il notaio esattamente come è riportato nell'indice, quindi in questo caso, nel caso della prima riga, abbiamo riportato fran.co Gaglioncelli. È chiaro a questo punto a che cosa servirà questo database. Questo database lo possiamo tranquillamente filtrare per cognome. A questo punto noi potremo facilmente trovare tutti i testamenti in quell'epoca, inizio 1600, fine 1700, relativi a quel determinato cognome su cui magari stiamo facendo una ricerca genealogica. Oppure possiamo filtrarlo per un certo periodo di tempo.
Ad esempio, siamo alla ricerca del testamento di un mio antenato che è vissuto tra il 1780 e il 1790. Posso quindi filtrare quel decennio e vedere che testamenti ci sono. Un altro modo è quello di filtrare il database per notaio. In questo caso però vedete che usando il filtro per notaio c'è un problema, perché nell'indice il notaio può essere riportato in modo diverso. Ad esempio trovate il primo notaio che in alcune righe è riportato come Achille con una L, in altri come Achille, in alcune righe come Clivati, in altre righe come Clinati. Come abbiamo fatto a questo punto per armonizzare la dizione del notaio? La maggior parte degli archivi di Stato conserva un indice dei propri notai, che può essere cartaceo, come ad esempio all'Archivio di Stato di Milano, piuttosto che elettronico. L'Archivio di Stato di Bergamo ha reso disponibile, è presente anche sul proprio sito internet, un indice dei propri notai, ordinato per cognome, e lo vedete rappresentato qui a destra nella diapositiva. A questo punto cosa abbiamo fatto? Il progetto di trascrizione che vi ho appena mostrato prevede anche un lavoro di allineamento dei nomi dei notai che sono riportati in quei famosi 4 volumi con questo indice fornito dall'Archivio di Stato. Praticamente cosa facciamo? Prendiamo la prima riga. Qui abbiamo scritto Alessandro Volpi, testamento 9 marzo 1719, notaio fran.co Gaioncelli. Quindi nella colonna del database notaio come riportato, noi scriviamo esattamente quello che c'è scritto, fran.co Gaioncelli. Andiamo poi a cercare nell'indice dei notai dell'Archivio di Stato di Bergamo e troviamo questo notaio. Gaioncelli Franco Fuggerolamo, il periodo in cui ha rogato è esattamente coincidente con quello del nostro atto, che era 1719, e la piazza in cui rogava era Bergamo, cioè la città. A questo punto al database aggiungiamo un'ulteriore informazione che è il notaio interpretato. E qui scriviamo Gaioncelli Franco Fuggerolamo, cioè esattamente come è scritto nell'indice fornito dall'Archivio di Stato. Tutto questo al fine di agevolare la ricerca dei testamenti anche per notaio. Ad esempio, quando siamo interessati a ricercare tutti i testamenti di una determinata piazza, cioè di un determinato paese dove sappiamo che rogava uno specifico notaio, oppure quando cerchiamo tutti i testamenti relativi ad una famiglia che viveva in una certa zona. Questo è il primo lavoro. L'indice quindi dei testamenti, potete intuire quanto faciliterà la ricerca di chi deve condurre appunto ricerche genealogiche in provincia di Bergamo, perché in maniera molto semplice sarà possibile individuare i testamenti degli antenati nel periodo 1639-1772. Ma vediamo un secondo esempio di lavoro che i soci dell'Associazione Genealogica Lombarda stanno facendo da diverso tempo per venire incontro appunto a chi effettua ricerche di genealogia o di storia di famiglia. E qui entriamo in un argomento un po' particolare che avevo già toccato un paio di anni fa nella conferenza internazionale di Modena. Adesso riprendo e approfondisco in un'ottica un po' diversa. E sono le richieste e le concessioni di cittadinanza nel periodo che va dal 400 al 1797. Questo riguarda un po' tutte le province che facevano parte della Repubblica Veneta, anche se a seconda delle province oggi è rimasto, diciamo, più o meno materiale nei vari archivi. Ma vediamo di cosa stiamo parlando, perché questa è una cosa veramente molto peculiare e molto utile per le ricerche di storia di famiglia. Approfondiamo un attimo, prima di tutto, che cosa erano le cittadinanze nella Repubblica di Venezia. Il titolo di cittadino era un vero e proprio privilegio che veniva dato ad alcune persone in base non solo alla loro residenza, cioè dovevano risiedere nella città. E nel caso di Bergamo, ad esempio, la città significava città alta all'interno delle mura di città alta, o almeno la residenza ufficiale. Spesso e volentieri, infatti, vivevano nella provincia, ma la residenza ufficiale era in città. E queste persone, inoltre, non dovevano esercitare quelle attività che all'epoca erano considerate vili, un termine che oggi è poco politicamente corretto, ma allora si usava, cioè i lavori manuali e, in primo luogo, l'agricoltura. La cosa importante però è che il cittadino, cioè la persona che era cittadino della città, veniva stimato, e vedremo che cosa vuol dire stimato, con la città, ossia concorreva al pagamento delle tasse che spettava alla città, indipendentemente da dove si trovavano i propri beni. Supponiamo ad esempio che io fossi un cittadino di Bergamo, potevo avere dei beni a Bergamo città, potevo avere dei beni in provincia di Bergamo. Indipendentemente da dove avevo i miei beni, tutte le tasse relative ai miei beni, io le pagavo insieme agli altri abitanti della città. Mi spiegherò meglio nella prossima slide, perché questo aspetto è importante.
Venezia, nel momento in cui doveva raccogliere delle tasse, ad esempio perché doveva, che ne so, fare una spedizione in Terra Santa o doveva intraprendere una guerra contro qualche altra nazione, aveva bisogno di raccogliere ovviamente dei soldi e lo faceva attraverso le tasse. Per fare questo, Venezia distribuiva il suo territorio nelle varie province e attribuiva a ciascuna provincia la percentuale di tassa che doveva pagare. Supponiamo ad esempio che Venezia, per quella data cosa, aveva bisogno di 100 ducati. Se preventivamente aveva deciso che per ogni tassazione Bergamo contribuiva con il 10%, vuol dire che di quei 100 ducati Bergamo doveva dare il 10%. A quel punto però la provincia di Bergamo a sua volta divideva questo 10% in diverse sottosezioni. In particolar modo a Bergamo c'era una parte che doveva essere pagata dalla città, una parte dalla pianura e una parte dalle valli. E ognuno aveva la sua quota, tipo, non so, 30%, 40%, 30%. Questa cosa, questa ripartizione in termini percentuali di ciascuna parte della provincia, che può essere provincia di Bergamo, di Treviso, di Venezia, poco cambia, veniva rivista solo in occasione di ogni estimo. Il problema è che a volte passavano anche decine di anni, se non cent'anni, tra un estimo e l'altro, per cui per cent'anni la percentuale di tasse che la città di Bergamo doveva pagare rimaneva sempre quella. Potete quindi facilmente capire che se le persone che abitavano nella provincia riuscivano ad ottenere il titolo di cittadino, in qualche modo, queste persone andavano a pagare le tasse insieme alla città. Per cui la città, che aveva sempre la stessa quota di tasse da pagare, la ripartiva su un numero di persone più alto e quindi ciascuna persona pagava di meno. Mentre nella pianura, dove il numero di persone diminuiva, perché le persone diventavano cittadine, il numero di persone diminuiva, per cui la quota di tasse che la pianura doveva pagare aumentava, perché veniva divisa tra un numero di cittadini che era inferiore. Questo quindi ha portato negli anni a richieste in massa per poter ottenere la cittadinanza di Bergamo. Il motivo principale era quello non tanto per motivi di privilegio, quanto per poter pagare meno tasse. Ovviamente Venezia si è subito accorta di questo, per cui per ogni provincia, adesso vediamo il caso di Bergamo, ha deciso status quo, nel senso, nel caso di Bergamo, la Repubblica Veneta ha deciso che poteva essere accettata la richiesta di cittadinanza di una persona, cioè una persona poteva passare dall'essere una persona della provincia o delle valli ad essere cittadino di Bergamo solo se era in grado di dimostrare di esserlo stato lui o principalmente i suoi antenati già prima del 1403. Se ad esempio siamo nel 1600, e io so che sono, che ne so, che voglio diventare un cittadino di Bergamo, ma non ho nessun mio antenato che lo è stato prima del 1403, io non posso essere accettato come cittadino di Bergamo. Questo, come vi ho detto, per evitare che i cittadini diventassero troppi e quindi le tasse pagate dai cittadini di Bergamo erano troppo basse, mentre le tasse pagate dai cittadini dalle persone della pianura o delle valli diventassero troppo alte. Intuite già da questa decisione della Repubblica Veneta quale può essere l'interesse per le nostre ricerche genealogiche. Quindi Venezia ha deciso che se una persona voleva diventare cittadina di Bergamo doveva dimostrare di discendere da un antico cittadino di Bergamo, cioè da una persona che già nel passato era un cittadino di Bergamo. Nell'archivio storico del Comune di Bergamo abbiamo infatti rinvenuto diverse centinaia di richieste e di concessioni di cittadinanze presentate nel periodo veneziano. E a queste richieste sono spesso allegati alberi genealogici e numerosissimi altri documenti che dimostrano appunto che questa persona che faceva la richiesta discendeva da un antico cittadino e spesso questo antico cittadino risaliva addirittura al 1100 o al 1200. Anche qui è chiaro come queste cittadinanze sono una fonte preziosissima per la storia di famiglia, perché ciascuna di queste richieste contiene atti notarili, estimi, tantissime informazioni relative a ciascuna generazione che andava da chi faceva richiesta di cittadinanza all'antenato antico che era cittadino di Bergamo. E adesso vediamo nel dettaglio. Vi erano essenzialmente due modi per poter ottenere la cittadinanza da parte del Consiglio Maggiore della città. Il primo era d'ufficio. D'ufficio voleva dire che era noto a tutti, praticamente, che quella determinata famiglia che viveva nella pianura piuttosto che nelle valli, in antichità era cittadina di Bergamo. Quindi in questo caso c'erano dei deputati del Consiglio Maggiore della città che stendevano una relazione diretta,
Ok, era semplicemente un foglietto che tra un po' vedremo, che di fatto dimostra questa antica la discendenza da un antico cittadino di Bergamo. Ma nella maggior parte dei casi la richiesta di cittadinanza veniva appunto su richiesta, cioè io sono una persona della provincia, so che un mio antenato o riesco a dimostrare che un mio antenato era un cittadino di Bergamo e quindi quello che faccio è presentare una richiesta al Consiglio Maggiore della città di Bergamo affinché mi sia concessa la cittadinanza. Queste due modalità danno origine a documentazione diversa, di diverso interesse per noi oggi, per le nostre ricerche genealogiche, quindi è importante vederle in dettaglio. Vediamo il primo caso. Il primo caso è quello della procedura d'ufficio. Procedura d'ufficio è quando praticamente è il Consiglio Maggiore stesso della città che redige una lettera, un singolo documento che dimostra la discendenza di quella persona da un antico cittadino. In questo caso, questa semplice paginetta non veniva presentata al Consiglio Maggiore e non necessitava di altre conferme. Era già di per sé un decreto di cittadinanza. La cosa negativa è che in archivio comunale vengono anche ora, ancora oggi conservate queste relazioni di una singola paginetta, ma non viene conservata né in originale né in copia la documentazione visionata dai deputati, cioè i vari atti notarili a dimostrazione di questa genealogia. Vi faccio vedere un esempio. Questo è l'esempio della paginetta che troviamo negli atti di cancelleria del comune di Bergamo, ma verosimilmente anche nei comuni delle altre città della Repubblica Veneta. Vedete ad esempio che qui all'inizio c'è quello che vi ho detto, gli infrascritti deputati a riconoscere la cittadinanza, cioè il Consiglio Maggiore nominava tre deputati che facevano solo questo lavoro. E qui dicono, avendo ricevuto una richiesta di cittadinanza da Giacomo Antonio, Giuseppe e Antonio, fratelli capitani di Mozzo era il cognome dell'epoca, che abitavano nel comune di Locate, cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato tutta la documentazione ricevuta e risulta, qui scrivono, da documentazioni medesime che i prefatti tre fratelli, capitani di Mozzo, erano legittimi figli di Giovanni, che nacque da Giacomo, figlio di Giovanni, questo di altri Giacomo, a cui fu padre Vincenzo, nato da altro Giacomo, e così via per diverse righe, per diverse generazioni, fino ad arrivare all'ultimo, che dice nacque da Roba Castello, figlio di Lorenzo, e questo di Oberto, il qual discese da Ruggero del fu Oberto. Ci fermiamo quindi a questo Oberto e vedete che i deputati poi scrivono Oberto, primo stipite, primo capostipite, quindi, dei suddetti fratelli postulanti, cioè di questi tre fratelli che hanno chiesto la cittadinanza, e questo capostipite era cittadino di Bergamo sin dall'anno 1157. Quindi qua di fatto abbiamo già una genealogia fino al 1157. O meglio, io dico sempre, un'ipotesi di genealogia, perché di questo documento, come detto, non è accompagnato dalla documentazione originale che avevano guardato questi deputati. Per cui possiamo prenderlo come spunto, come linea guida alla nostra ricerca, ma attenzione a prenderla come oro colato. E sulla base di tutto questo i deputati riconoscono quindi la cittadinanza di Bergamo ai tre postulanti. Quindi questo è il primo esempio, la prima modalità con cui ottenere la cittadinanza. La seconda invece modalità è più interessante per noi, ossia la procedura su richiesta. Io sono un abitante della provincia e voglio diventare cittadino di Bergamo. Supponiamo di essere all'inizio del 1700. Cosa devo fare? Devo presentare una supplica al Consiglio Maggiore della città di Bergamo. La supplica veniva visionata dai deputati, sempre quelli di qui sopra. Questi deputati analizzavano tutto nel dettaglio. Ci impiegavano poco, 1 o 3 mesi, e dopo 1 o 3 mesi presentavano una relazione molto più corposa di quella che abbiamo visto prima e la presentavano proprio al Consiglio Maggiore a voce. Ed era poi il Consiglio Maggiore che ordinava al cancelliere di stendere il diploma di cittadinanza. Quindi vedete che qua ci sono diverse fasi e in archivio comunale è rimasto tutto di queste fasi. In archivio comunale si conservano le suppliche, cioè la domanda fatta da chi richiedeva la cittadinanza, le relazioni corpose che i deputati presentavano al Consiglio Maggiore e poi il diploma di cittadinanza, cioè il vero e proprio certificato di cittadinanza. Quello che ci interessa in particolar modo per le nostre ricerche di storia familiare sono le relazioni dei deputati, quelle che i deputati facevano a voce di fronte al Consiglio Maggiore, perché queste relazioni sono ricchissime, ma veramente ricchissime, di documenti e alberi genealogici, atti a dimostrare la discendenza da questo antico cittadino. Io vi faccio vedere qua alcuni esempi di alberi genealogici. Vedete che sono anche graficamente molto belli, molto dettagliati, ma tenete conto che questi alberi, ne abbiamo trovati centinaia, erano accompagnati dai relativi atti notarili, cioè dagli atti notarili, copia degli atti notarili, che dimostravano ciascuno di queste
passaggi ciascuna di queste generazioni. Ma andiamo a vedere adesso che cosa stiamo facendo come associazione. Quello che vi ho appena detto è come venivano gestite le cittadinanze e quanti documenti utili per le nostre ricerche ci sono. Cosa stiamo facendo noi come associazione per facilitare il lavoro, per riuscire a individuare le cittadinanze che ci interessano? Bene, nell'archivio comunale della città di Bergamo abbiamo avuto la fortuna di trovare questo volume. Questo volume che è codificato come AB114, che è un numero che noi conosciamo bene come associazione genealogica, e che cosa contiene? Questo volume contiene un elenco di cognomi e nomi. Lo vedete qua e vedete a sinistra che accanto ad ogni nome c'è una data e a destra un numero, filza foglio. All'inizio non era chiaro che cosa rappresentavano questi numeri. Poi attraverso diverse ricerche abbiamo capito che questa è la rubrica di buona parte delle relazioni scritte dai deputati della città nel caso di procedure d'ufficio. In altre parole, relativamente alla prima riga, al Caini dei Rizzini di San Gallo, quindi nome, cognome, eccetera, che cosa ci dice la prima riga? Ci dice che questa persona nel 1765 ha ottenuto la cittadinanza e per vedere questa cittadinanza bisogna prendere il foglio 33 dell'anno 1765 all'interno delle delibere. Ovviamente, appena abbiamo scoperto questa cosa, abbiamo provveduto, sempre grazie al nostro Tarciso Confalonieri, a riprodurre completamente questa rubrica. Ma non è la sola cosa che abbiamo trovato. Abbiamo trovato anche quest'altro volume, che è proprio quello che segue nella segnatura, la B115. Questo ci abbiamo impiegato un po' di più a capire che cosa fosse. Anche qua troviamo un elenco di cognomi, come vedete, e un numero di pagina. In questo caso era semplice perché la pagina era la pagina dello stesso volume, di questa stessa rubrica. E se andiamo a vedere la pagina 16 per Avogadro, troviamo che vi è un albero genealogico. Cioè, questi sono già degli alberi genealogici. E quello che abbiamo scoperto è che questa è la rubrica di alcune famiglie i cui alberi genealogici sono stati ricostruiti nel 1819 sulla base dei documenti e delle pratiche di cittadinanza. Cioè, qui hanno fatto il lavoro già, una specie di piccolo pezzo del lavoro che adesso stiamo facendo noi come associazione genealogica. E infatti qua notate, in fondo a ciascun albero, viene riportata sempre il riferimento alla relazione dei deputati, in modo tale che sia facile trovare poi nell'archivio comunale, andando all'anno, in questo caso 1785 al foglio 284, troviamo l'evidenza per la ricostruzione di questo albero genealogico. Ma la domanda che ci siamo posti è: ma perché nel 1819 qualcuno si è messo lì a ricostruire tutti questi alberi genealogici? E il perché lo trovate scritto in alto. Praticamente, cosa succedeva? A Bergamo vi era la possibilità per le ragazze che dovevano sposarsi di attingere ad una dote particolare, che veniva data dal cosiddetto luogo Pio Colleoni. È un'istituzione che esiste ancora, esiste da 500 anni in Città Alta e nell'antichità forniva le doti alle ragazze. Queste doti avevano un'entità diversa a seconda della, diciamo, tipologia di ragazza, nel senso che se una ragazza riusciva a dimostrare che era discendente da un cittadino di Bergamo, la dote era più alta. E quindi queste ragazze avevano l'estrema esigenza di poter ricostruire i loro alberi genealogici. Qualcuno quindi nel comune di Bergamo aveva fatto questo lavoro per loro. Per molte famiglie hanno ricostruito gli alberi genealogici. Ovviamente anche questo volume l'abbiamo riprodotto fotograficamente, è inutile dirlo, sempre il nostro Tarciso Confalonieri, ma questi alberi poi che trovate qui a destra, e sono anche qua diversi centinaia, sono anche stati pubblicati da un altro nostro socio, Ezio Resinelli, nel 1997 in un volumetto che si chiama Araldica Bergamasca, per una più facile consultazione. Che cosa stiamo facendo adesso noi come associazione genealogica di fronte a queste due rubriche che abbiamo visto? Anche in questo caso stiamo facendo un progetto di trascrizione, cioè stiamo trascrivendo in un database tutte le informazioni contenute in queste due rubriche. Inoltre, nel medesimo database, successivamente aggiungeremo anche i riferimenti alle singole relazioni fatte dai deputati del Consiglio Maggiore. Vi ricordate, nel caso delle richieste di cittadinanza su supplica, quelle più corpose, vi ho detto che i deputati presentavano una relazione molto consistente al Consiglio Maggiore della città e queste relazioni sono ancora esistenti, sono quelle piene di alberi genealogici e di documenti. In questo caso il problema è che di queste relazioni non esiste un indice come quelli che abbiamo visto prima e quindi quello che stiamo facendo è andare a vedere
tutti i faldoni anno per anno presenti nell'archivio storico comunale di Bergamo e stiamo riproducendo fotograficamente tutte queste relazioni. Ne abbiamo già fatte, mi sembra, intorno alle 200. Abbiamo già completato questa attività per 200 anni, il periodo che va dal 1597 al 1797, sempre grazie al nostro socio Tarcisio Confalonieri. Che cosa potremo fare una volta finalizzato il database? Chiaramente noi potremo filtrare il nostro database per cognome e questa è la ricerca più importante perché possiamo tranquillamente sapere e velocemente sapere se per un dato cognome c'è stato qualcuno in passato che ha richiesto la cittadinanza al comune di Bergamo. E grazie poi all'indicazione della segnatura saremo in grado di reperire facilmente la relativa documentazione nell'archivio storico del comune. E abbiamo visto che la documentazione spesso e volentieri è molto ricca di atti notarili e di alberi genealogici. Inoltre, grazie all'indicazione delle segnature, come vi ho detto, sarà possibile rinvenire rapidamente la documentazione. Questo è quello che riguarda le cittadinanze. Abbiamo quindi visto che questa è una fonte sicuramente particolare, non è presente in tutta Italia, è presente sicuramente nelle province che facevano capo alla Repubblica Veneta, quindi un buon numero di province nel nord-est dell'Italia. E vi ho mostrato qual è il lavoro che sta facendo l'Associazione Genealogica per favorire la ricerca di questi documenti, per far sì che i soci o anche dei simpatizzanti possano facilmente individuare se esistono documenti di cittadinanza relativi al loro cognome. A questo punto, Martina, passerei ad un esempio concreto. Cioè andiamo a vedere un esempio di come questi strumenti sono stati utilizzati per ricostruire una storia di famiglia. E lo facciamo attraverso un'eccellenza. Lo posso dire senza essere immodesto, perché non è un lavoro che ho fatto io, è un lavoro fatto da Stefano Perico, che è durato diverso tempo. Grazie alle fonti che abbiamo visto, ai testamenti, alle cittadinanze, ma non solo, ovviamente, anche numerosissime altre fonti, Stefano ha ricostruito la storia di famiglia dei Donadoni. Quando dico Donadoni intendo tutti i Donadoni praticamente oggi viventi in Italia ed è riuscito a dimostrare la loro provenienza. Non voglio però anticiparvi nulla di più perché oltre ad aver fatto una pubblicazione intitolata appunto Come una foglia, Stefano Perico ha prodotto anche un bellissimo film documentario, un docufilm. Dura una ventina di minuti e ci sembrava il modo migliore per presentarvi questa ricerca, ci sembrava proprio quello di condividere questo filmato. Qui ovviamente dobbiamo sperare, Martina, che la tecnologia adesso ci aiuti, perché abbiamo avuto un po' di difficoltà nei giorni scorsi a trasmettere il video con l'audio. Ci proviamo, Martina? Ci proviamo, incrociamo le dita, anche voi da casa incrociate l'incrociabile. Vediamo. Mi sono interrotta perché qualcuno mi dice che non lo vede. No, infatti Martina non si vede, anch'io non lo vedo. Ah, ok. Allora prova a cambiare l'impostazione. Allora ripartire del video. Dall'inizio, se possibile. Sì. Allora, provo un attimo a lavorare sulle impostazioni. Sì.
scusate, ma come si può, si suol dire, è il bello della diretta. Sì. Ma ne vale la pena, per cui aspettiamo un attimo, ne vale la pena. Sì, sì. Poi fateci sapere nei commenti se vedete, se sentite. Allora provo a fare così. Ok. Francesco, fosse così semplice, non saremmo qui. Allora. Riproviamo. Sì, per il momento niente l'ho nascosto. Ora... Vedete un'anteprima adesso? L'anteprima la vediamo, non è l'inizio però, fa niente. Sì, sì. Ok. Ok, faccio partire. No, non parte Martina. No? No. Niente, che strano allora. Sì, dicono, sì, si vede. Giuseppe e Leonora, vi voglio bene. Dicono che si vede adesso. Massimiliano, non vedi? No, non vedo. Altri, no, molti non vedono. Ah, e Leonora. Mi ero illusa. Niente, allora, mi dispiace. Proviamo a usare quel metodo, magari provo io, anche se non si sente benissimo. Proviamo. Okay, niente. Allora adesso proviamo in un altro 30 secondi modo. E proviamo un modo alternativo, un attimo. Sì, alzate il volume tutti quanti. Alzate e il volume proviamo. Perché sarà basso. Allora, vediamo se mi ricordo, Martina, come avevamo fatto. Un secondo, prima di tutto sì. Condivido lo schermo. Sì. Aspetta che mi mostro io, perché stanno tutti scrivendo non si vede, non si vede. No, adesso dovreste vedere me. Ok. Adesso tu vedi il mio schermo, Martina, lo puoi condividere, giusto? Ok. Allora, un attimo. Perfetto, mi nascondo. Alzate il volume. Molte erano le domeniche che trascorrevo con la mia famiglia a Fontanella del Monte, esattamente a Cabernino, caratteristica località tra Sottomonte e Mapello, dove mia nonna e tutta la famiglia Donadoni vissuta. Ci troviamo in provincia di Bergamo, sulle pendici del Monte Canto, in un'antica casa colonica alle spalle di un palazzo signorile. Poco distante sorge la millenaria abbazia di Sant'Egidio, divenuta famosa grazie al nostro Papa Giovanni XXIII e all'indimenticabile Padre Turoppo. Dopo una serie di curve inizia la ripida salita, l'ultima fatica prima di varcare il grande portone e cominciare il salto nel tempo. Immesse tra le vigne e gli alberi da frutto, noi bambini ci divertivamo a giocare e nelle giornate serene, dal grande terrazzo, si ammirava la pianura fino all'orizzonte, delineato da quelle montagne così lontane, gli Appennini, distanti circa 250 km. La magia di questo luogo è unica, così carica di profumi, di silenzio e di mistero. Ecco quindi le motivazioni che mi hanno condotto a questa ricerca, nella speranza di scoprire i segreti che queste antiche mura ancora oggi celano e le vicende di questa antica famiglia, originaria di Pontida, già dal Medioevo. Sono felice di tornare a Cabernino, oggi come allora. Vivo, abito in questa casa in cima alla collina, immersa nella bellezza, che per me bellezza è luce, è verde, è silenzio, è quiete. Il panorama è veramente splendido,
va dalle Alpi agli Appennini, con in mezzo la pianura padana. Sono quindi stata molto contenta di venire a conoscenza tramite gli studi, i ricerchi degli studi di Federico, che mi ha fatto sapere... No, mi dispiace, Massimiliano, si sente... Va un po' a scatti e va e viene l'audio. Io direi che è un'ottima occasione per rinvitare Stefano Perico per farci vedere il suo video e raccontarcelo. Dobbiamo però trovare il modo per riuscire a trasmetterlo. Sì. Aspetta che mostro, ecco. Sì. E troveremo una soluzione e qualcosa faremo. Stefano, ti aspettiamo. Esatto. E risolverai il problema. Adesso ricondividiamo allora la presentazione un attimo, sì. Martina. Se puoi rimettere la presentazione. Allora, facciamo così, visto che non abbiamo potuto vedere il filmato, mi dispiace tantissimo perché era un po' la chicca anche di stasera, per evitare di fare una presentazione troppo tecnica, quella serviva anche un attimino a rompere un po' il ritmo della presentazione. Vi anticipo qualcosa, giusto per creare un po' di curiosità, e poi quando sarà la volta buona faremo vedere il filmato e sarete più curiosi, anche più numerosi nell'assistere alla presentazione. Allora, all'interno del filmato, questo è il libro scritto da Stefano, per chi volesse acquistarlo, Come una foglia, i Donadoni, una famiglia bergamasca dal Medioevo ai giorni nostri. Dentro vi è tutto, appunto, come detto, una ricerca che ricostruisce per intero la storia di questa famiglia per quasi 1000 anni, tutti gli spostamenti dovuti a motivi commerciali prevalentemente all'interno dell'Italia. E, alla fine però, che cosa ha scoperto? Utilizzando tutte le fonti che abbiamo visto e anche altre fonti, Stefano. Quello che ha scoperto essenzialmente è che tutti i Donadoni oggi viventi discendono, o meglio, appartengono a due rami ben precisi. Uno è il ramo che vedete qui a sinistra, che ha come capostipite un certo Simone Donadoni, cittadino di Bergamo. Torniamo quindi alla cittadinanza che abbiamo visto prima, e in effetti esistono i fascicoli di cittadinanza nel comune di Bergamo, mentre un'altra parte dei Donadoni appartiene ad un altro albero che ha come capostipite sempre un certo Simone Donadoni. La cosa certa è che questi due Simone non sono la stessa persona, perché uno vive intorno al 1200, l'altro vive intorno al 1300. Il fatto però che abbiano lo stesso nome indica che probabilmente possono essere tra di loro parenti, magari uno è il nipote, pronipote dell'altro, però di fatto i documenti non sono stati in grado di dimostrare questa connessione. Quindi di fatto, da un punto di vista documentale, non possiamo dire altro che esistono due rami dei Donadoni. Come facciamo a collegarli tra di loro? Questo non è possibile saperlo attraverso la documentazione. Quello che vi anticipo però è che non ci siamo accontentati, siamo andati oltre. Stefano è venuto da me, abbiamo discusso, abbiamo cercato di capire se poteva esserci un modo alternativo per dimostrare l'unione tra questi due alberi, ossia che tutti i Donadoni di oggi discendono da un unico antenato. E la risposta è sì, perché in effetti abbiamo deciso di utilizzare la famosa analisi del DNA. Non voglio anticiparvi molto, ma quello che vi dico è che abbiamo preso 10 Donadoni viventi attuali, 5 appartenenti ad uno dei due rami e 5 appartenenti all'altro ramo. Abbiamo analizzato il loro cromosoma Y, cioè il cromosoma che si trasferisce di padre in figlio, esattamente come il cognome, e siamo riusciti a dimostrare con buonissima probabilità che i Donadoni di oggi discendono tutti dallo stesso antenato, vissuto circa 1200-1500 anni fa. Ovviamente non sapremo mai il nome di questo antenato, ma quantomeno sappiamo che i Donadoni avevano un unico capostipite. Quindi di fatto il DNA ha permesso di risolvere quel punto di domanda che i documenti non permettevano di risolvere. Spero di aver creato abbastanza curiosità e quindi con Stefano cercheremo di capire come farvi vedere il filmato. A questo punto chiudiamo un po' con quella che è un'ultima, la chiamerei chicca, delle ricerche relative alla storia di famiglia, cioè i bollettari di un archivio fotografico. Penso che abbiate già capito di che cosa vogliamo parlare. Vogliamo parlare delle fotografie.
Ovviamente ognuno di noi possiede fotografie dei propri antenati, nonni, chi è fortunato i bisnonni, chi è fortunatissimo anche i trisnonni. Oltre è un po' difficile, anche se conosco qualche caso fortuito. Spesso queste fotografie sono molto antiche. Alcuni di noi hanno probabilmente fotografie che risalgono alla fine dell'Ottocento. Le fotografie ovviamente ci dicono molto dei nostri antenati. Non solo i lineamenti del viso, ma anche la forma dei capelli, l'altezza, la robustezza, il modo di vestire, che è una cosa interessantissima, e a volte, quando l'inquadratura è larga, anche il contesto nel quale abitavano, le case, le cascine, le piazze. Potete quindi capire come anche queste fonti sono importantissime per la ricostruzione della storia di famiglia. Io immagino che chi è appassionato di genealogia e di storia di famiglia farebbe di tutto per poter avere una fotografia inedita di un suo antenato, di un bisnonno, piuttosto che di un trisnonno. Il problema però è appunto che per molti dei nostri antenati non possediamo fotografie. Questo è ovvio se andiamo ad un periodo che è antecedente al 1850, al massimo per chi è fortunato possono esistere dei dipinti, ma sicuramente non delle fotografie. Sicuramente molti di voi avranno fatto ricerche a destra e a sinistra, tra i parenti lontani e vicini dei propri nonni e dei propri bisnonni, ma a un certo punto rinunciamo. Quelle fotografie non esistono e quindi ci mettiamo il cuore in pace. Ma è proprio così? Oppure esiste qualche altra possibilità per andare alla ricerca delle fotografie dei nostri bisnonni o trisnonni? Ovviamente, se metto questa domanda, la risposta è sì. Non voglio parlarvi di quelle che sono le fonti classiche, come possono essere le fotografie dei cimiteri o altro, perché queste immagino che in un modo o nell'altro tutti noi le abbiamo già verificate. Parlo degli archivi storici dei vecchi fotografi di città e di paese. Infatti dobbiamo sapere che in quasi tutte le città e in molti, se non moltissimi paesi d'Italia, sono nati, normalmente verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, diversi studi fotografici e inizialmente chi conduceva questi studi era prevalentemente o precedentemente comunque un pittore, cioè era cresciuto nell'arte della pittura. La cosa interessante da sapere però è che al contrario di quello che noi oggi crediamo, anche le persone più povere, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, andavano almeno una volta nella loro vita a farsi ritrarre presso questi studi e spesso lo facevano insieme ai loro familiari. Era quasi un evento per loro, infatti si vestivano bene. Se voi guardate le fotografie di quell'epoca, li vedete normalmente vestiti bene per l'epoca, ovviamente. Poi magari se date un'occhiata alle scarpe, allora vi viene un po' da ridere, perché in quel momento non c'erano ovviamente le strade asfaltate, per cui fate caso sempre alle scarpe quando guardate le fotografie antiche. È interessante poi, e anche qua di nuovo un accenno che non è politicamente corretto, ma è interessante sapere che all'epoca, spesso nelle città, ma anche nei paesi, vi erano due diversi studi fotografici, uno da cui andavano le persone più povere e l'altro da cui andavano le persone più benestanti. L'altra cosa interessante da sapere è che tali fotografi, quasi tutti, erano spesso molto metodici e precisi, sicuramente molto più di oggi. Archiviavano tutte le loro lastre, numerandole e annotandone diversi dettagli su appositi registri. E quindi cominciamo a capire il perché questa può essere una fonte importante per la genealogia. E di nuovo vi faccio un esempio. Questo è un esempio a me molto caro perché è relativo al mio paese ed è rappresentato dallo studio fotografico Pesenti. È uno studio fotografico nato dal Menno San Bartolomeo, un paese in provincia di Bergamo, verso la fine dell'Ottocento e poi si è trasferito in un altro paese della Bergamasca, cioè Ponte San Pietro, negli anni 20 del 1900. La cosa interessante è che tutte le fotografie stampate da questo studio, ma ripeto, questo studio è un esempio, ce ne sono tantissimi altri in Italia, tutte le fotografie stampate da questo studio, a far data fin dal 1922, ci siamo accorti che sul retro riportavano dei numeri. Ad esempio, questa è una fotografia, sul retro trovate il numero 89, questa è un'altra fotografia, sul retro trovate il numero 12.902. Se voi ci fate caso, moltissime fotografie antiche, non soltanto del mio paese, ma anche di altri paesi italiani, sul retro riportano dei numeri. Abbiamo cominciato a fare delle ricerche presso questo studio fotografico per capire cosa fossero questi numeri e abbiamo scoperto che i numeri sul retro delle fotografie permettevano al titolare dello studio di identificare la relativa scheda nei bollettari dello studio fotografico e quindi di conseguenza anche il relativo negativo. Perché quindi venivano messi? Per diversi motivi, ma essenzialmente
Perché se la famiglia in futuro voleva una riproduzione di quella fotografia, bastava che andasse con la fotografia presso lo studio vedeva il numero sul retro, recuperava facilmente il negativo e poteva riprodurre la fotografia. Non c'erano allora infatti le fotocopiatrici. Quello che abbiamo scoperto è che i bollettari dello studio presenti sono ancora conservati. Ecco, questo purtroppo è quello che differenzia uno studio fotografico antico da un altro. In molti di questi studi i bollettari sono ancora conservati nell'archivio storico, in altri casi no. Qui siamo stati fortunati, questi bollettari ci sono tutti, dal 1922. Andiamo a vedere come sono. Questo è un esempio proprio dei primi bollettari, quelli del 1922. Vedete che le schede riportano più o meno dettagli, a seconda del periodo in cui ci troviamo. Quello che vedete qui a sinistra è quello meno ricco di dettagli, però vedete che già contiene, ad esempio, la data della fotografia, qui in alto, 29 luglio 1922. Contiene il nome del committente, che è inutile dirlo, nel 99% dei casi era la persona rappresentata nella fotografia. Il luogo di provenienza, in questo caso è Ponte Giurino, che è un paese della provincia di Bergamo, nonché tutta una serie di altri dati, ad esempio quante cartoline o fotografie voleva, in questo caso 6, il pagamento, eccetera, eccetera. Che cosa stiamo facendo in questo momento? Anche in questo caso abbiamo avviato un progetto di trascrizione di questi bollettari, un progetto che genererà il database che vedete qui. Siamo all'inizio, comunque il database avrà una configurazione di questo tipo. Ci sono due persone che stanno lavorando sulla trascrizione di questi bollettari e questo progetto è stato avviato da poco, siamo appunto all'inizio, abbiamo fatto un paio di bollettari ed è condotto in collaborazione con il Museo delle Storie di Bergamo, che si trova in Città Alta, perché siamo fortunati, come detto prima, l'archivio dello studio fotografico presente è ancora esistente ed è conservato, è stato donato appunto al Museo delle Storie di Bergamo, per cui è accessibile, non solo questi registri sono accessibili, ma anche tutte le lastre fotografiche di questo studio presenti. Quindi cosa potremo fare? Qui troviamo il database che è appena iniziato. Quello che potremmo fare ovviamente, ad esempio, è filtrare per committente, che come detto nel 99% dei casi è la persona rappresentata nella fotografia. Quindi in questo caso va da sé che sarà molto facile scoprire se nell'archivio fotografico presenti è presente qualche fotografia di un nostro antenato. Allora, quella che vi sto dicendo non è teoria, perché ancora prima di iniziare questo lavoro, quando ero ancora un pischello alle prime armi nelle ricerche genealogiche, quindi più di 20 anni fa, io ero stato in questo studio che era ancora aperto, avevo visto questi registri, il proprietario mi aveva permesso di consultarli, quindi li guardavo proprio, stavo tutto il giorno in archivio a guardare questi registri e io ho trovato una decina di fotografie dei miei bisnonni e dei miei nonni giovani, che noi in famiglia non avevamo. Questo proprio per farvi capire l'utilità per le nostre ricerche di archivi di questo tipo. Oppure potremmo filtrare anche per numero di negativo, perché vi ho detto che il numero di negativo veniva riportato anche dietro la fotografia. Cosa ci permette di fare questo? Questo ci permette di capire chi è la persona rappresentata su una fotografia che magari abbiamo in casa, ma non sappiamo chi è. Se sul retro c'è il numero, grazie a questo database saremo in grado di dare un nome a questo volto. E con questo direi che ho chiuso la mia presentazione, per cui ringrazio tutti ovviamente per l'attenzione, è durata un'oretta, spero di non aver tediato troppo le persone. Non so Martina, se c'è qualche domanda, non ho avuto modo di seguire le domande nella chat. Sì, è arrivata qualche domanda, aspetta che nascondo e ci mostriamo, eccoci qua. Sì, è arrivata qualche domanda, adesso l'ho perso da qua dal sito, ma l'ho recuperata tramite Facebook. La prima è di Serena, che chiede se avete notizie di altre associazioni che hanno fatto un lavoro simile nelle altre città che fecero parte della Repubblica di Venezia. Allora, io sinceramente non sono al corrente di lavori simili fatti da altre associazioni. Sappiamo che esistono altre associazioni, stiamo cercando di contattarle, ma al momento non siamo ancora arrivati a questo dettaglio, diciamo, di discussione con le altre associazioni. Lo faremo sicuramente prossimamente. Non sono al corrente di altri database di questo tipo. Ok, grazie. Ambrogio chiede, per Bergamo le richieste di cittadinanza risultano essere una vera fortuna perché effettua ricerche. Questo è valido anche per altre province lombarde? Non per tutte le province lombarde, questo è valido come detto per le province della Repubblica Veneta, quindi nel caso della Lombardia diciamo la parte est della Lombardia,
quella che apparteneva alla Repubblica Veneta e non al Ducato di Milano, oltre che per le province venete, ovviamente, che facevano capo sempre alla Repubblica di Venezia. Attenzione, perché a seconda della provincia questi documenti possono essere più o meno ricchi, più o meno conservati e non persi nel tempo, e potrebbero essere presenti in archivi diversi. Nel caso di Bergamo, ad esempio, è presente nell'archivio storico del comune, quindi della città di Bergamo. In altre province potrebbe essere, ad esempio, a livello di archivio di Stato. Non ho avuto modo di approfondire su altre province. Grazie. Ok, ho recuperato. C'è Lara che chiede se è possibile dare il link del video. Io l'ho caricato, l'ho proprio schiaffato dentro al nostro canale YouTube della conferenza, ma prima di renderlo pubblico chiediamo comunque il permesso a Stefano, quindi attendiamo un suo ok e poi vediamo se e come divulgarlo. Beh, Lara poi è anche un membro dell'associazione, per cui Stefano gli darà un canale privilegiato, immagino, no, per fargli vedere il filmato. Sì. Abbiamo, questo può essere interessante per Stefano. Ah, peccato che non c'è Stefano collegato. Il mio cognome è Donadonna. Allora, se non sbaglio, Stefano ovviamente mi ammazzerà perché rispondo per conto suo, però non so cosa fare in questo momento. Se non sbaglio, Donadonna era proprio una delle versioni venete del cognome Donadoni, cioè quei Donadoni di Bergamo che si sono mossi in Veneto, in particolar modo a Venezia. Però qui, se per caso, non so, se Stefano vuole scrivere qualcosa nella chat, può anche insultarmi se vuole, se ho sbagliato nel dire quello che ho detto. Grazie intanto. Luigi dice: i miei avi erano da Costeggiola, comune di Soave, provincia di Verona. Erano possidenti e si trovavano spesso nei testamenti, in alcuni testi di ricercatori a partire dalla fine del 1500. È possibile che avessero preso la cittadinanza pur abitando in provincia ed esercitando il lavoro di contadini? Assolutamente, assolutamente sì. Se erano possidenti, non solo direi che è possibile, potrebbe essere anche probabile, perché i possidenti erano quelli che pagavano più tasse e quindi erano quelli che più degli altri avevano interesse a diventare cittadini, proprio per pagare meno tasse, a meno che non lo fossero già. Se erano già cittadini, ovviamente la richiesta di cittadinanza non la troverai. Su Verona non so però dove siano conservati questi documenti. Il mio suggerimento è quello di andare prima di tutto nell'archivio storico del comune di Verona, proprio città, Verona città, e chiedere se conservano queste richieste di cittadinanza e se, come per Bergamo, hanno delle rubriche, degli indici. Un'altra cosa importante, visto che i tuoi antenati erano possidenti, è sempre all'interno dell'archivio storico del comune richiedere di poter vedere gli estimi. Perché gli estimi per quanto riguarda le province del Veneto partono normalmente dal 300-400, dipende adesso dalla provincia, e venivano elencati appunto tutti i beni posseduti. Se i tuoi antenati erano possidenti, sicuramente sono tracciati in questi estimi. Giulio aveva già anticipato la risposta, quindi salutiamo Giulio. Luigi fa un'altra domanda sul DNA. Dice: io ho trovato varie varianti del mio cognome, Tamellini, Tomellini, Temellini. Dove, come e cosa costa un esame del DNA cromosoma Y? Allora, come detto, in internet gira di tutto come offerte per l'analisi del DNA. Bisogna avere un po' di conoscenze per capire a quale fidarsi. Qui stiamo parlando di riuscire a ricostruire la linea paterna, cioè il papà del papà del papà. Per cui non bisogna, diciamo così, fare quei test del DNA che vanno su tutti i cromosomi, chiamati anche test autosomici. Dobbiamo andare in maniera mirata sul cromosoma Y, come scrive Luigi. Quindi dobbiamo chiedere un test del cromosoma Y. Questo va detto che non lo fanno le grosse società, tipo ad esempio Ancestry piuttosto che MyHeritage. Questi offrono il pacchetto del DNA degli autosomi. Per il cromosoma Y bisogna andare su alcune, diciamo, società un po' più specializzate. Il costo non è elevato. Dipende ovviamente dal numero di, uso dei termini tecnici, ma giusto per capirci, dal numero di marcatori che si vuole andare a vedere sul cromosoma Y, cioè quanti punti del cromosoma Y vogliamo fare analizzare. Qual è la differenza? Che quanto più alto è il numero di marcatori che io vado ad analizzare, quanto più alta è la, diciamo così, la precisione del risultato finale che io avrò. Ma sui donadoni, il lavoro che abbiamo fatto con Stefano è stato abbastanza economico, non abbiamo speso più di 100 euro per ogni analisi del DNA. Questo per far capire quali sono le cifre che girano. Se si va mirati, non sono cifre elevate oggigiorno. Devi avere però più soggetti.
Attenzione, visto che stasera vi ho già accennato due cose che non sono politicamente corrette, vi accenno anche la terza. Bisogna fare molta attenzione, perché per fare queste analisi tu devi prendere un po' di soggetti attuali con cognome Tamellini, un po' Tomellini e un po' Temellini. Penso che tutti voi possiate intuire perché non ne basta uno solo per ramo, ma ne occorrono almeno 5, 6, 7, 8, perché nel momento in cui dobbiamo andare indietro nel tempo, 20, 30 generazioni, beh, non possiamo mettere la mano sul fuoco che tutti i figli siano figli legittimi. Quindi l'analisi del DNA va giusto ad analizzare il DNA, per cui lì non ci scappi, ok? Mentre il cognome non sempre, quindi bisogna un attimino fare attenzione, bisogna prendere più persone. Grazie. C'è un commento di Francesco che fa notare che spesso le scarpe nelle foto non ci sono proprio. Che spesso, quindi, scusa? Nelle foto le scarpe non ci sono proprio. Guardate. Vero anche quello. Roberto che chiede a quando un'associazione genealogica emiliana, e Giulio risponde, basta iniziare anche in due, giusto? E qui Martina puoi dare tu una risposta, no? Lasciatemi arrivare al 14 novembre e poi vediamo. E ecco, adesso mi sono persa. Giampiero che dice, su molte foto antiche c'è la dicitura, si conservano i negativi. Esatto, ed è esattamente proprio la storia che ho raccontato io. Sì. Il problema va anche detto che soprattutto nelle città e soprattutto in alcune città molti archivi fotografici sono andati persi durante la Seconda Guerra Mondiale. A volte vuoi per bombardamenti o per altri motivi, però spesso quello è stato un momento in cui molti di questi archivi sono andati persi. Abbiamo Eleonora che parla sempre qua degli archivi. Eleonora che tra l'altro ci ha fatto una volta una domanda su come scrivere la storia di famiglia, raccogliere le informazioni in un libro, quindi spero che questa serata possa esserle utile. Chiede a partire dal 1922 o anche antecedenti. Immagino si riferisca ai registri e agli studi fotografici, dipende dallo studio fotografico. Ad esempio il caso che ho portato io dello studio Pesenti aveva cominciato a operare, quindi i primi negativi sono del 1890, però i registri li hanno tenuti solo a partire dal 22. So però che a Bergamo, città, esistevano altri studi che avevano già i registri a partire da fine 800. Purtroppo sono andati persi, ma c'erano, per cui se sei fortunata in altre città potresti trovarne anche di più vecchi. Poi Ambrogio, che ci dà sempre tante soddisfazioni, cioè quella dell'archivio fotografico è una risorsa ultra social, il Facebook di fine 800. Domani vado subito dal fotografo storico del paese e indago. Bravo. Facci sapere allora. Sì. Di che paese si tratta, che città è? Giusto per sapere, vediamo se ci scrive. Sì. Abbiamo complimenti comunque in generale un po' da tutti, anche da Claudia. Claudia, Buenos Aires, giusto? Oh là là. Sì. Non parlo spagnolo però, eh. In inglese ce la posso fare, ma in spagnolo è un po' difficile. Poi con l'ulala. E ecco qua, Francesco chiede, perché invece di trascrivere gli inventari antichi non si mettono le foto di questi inventari direttamente online e solo dopo trascriverli? Vi ho detto che questo lavoro è in collaborazione con il Museo delle Storie di Bergamo, che è un museo che sta facendo un lavoro eccezionale, ha alle spalle anche un finanziamento adeguato, stanno raccogliendo quanti più archivi fotografici storici possibili della provincia di Bergamo e uno a uno li stanno catalogando e pubblicando liberamente su internet. Arriverà anche il momento dello studio Pesenti, però già se voi andate sul sito del Museo delle Storie di Bergamo trovate disponibili migliaia e migliaia di fotografie digitalizzate ad alta definizione, per cui assolutamente d'accordo, ed è un lavoro che stanno facendo. Grazie. Poi c'è Lara che ha condiviso un link dato da Stefano, ma è lunghissimo e non mi sembra un po' arzigogolato. Lo trovate nei commenti comunque. Okay. Ma abbiamo creato l'aspettativa per un prossimo incontro, per cui non possiamo adesso tirarci indietro. No, assolutamente. Eleonora dice, a Verona conviene partire dall'archivio di Stato più che da quello comunale. Non so se come risorse... Grazie per l'input, probabilmente è una risposta all'altra persona che aveva fatto la domanda prima. Ah, ok, comunque dicono che il link condiviso da Lara funziona, perfetto. Ok, perfetto. Luca da YouTube dice, i miei avi vissero sul confine tra il Ducato di Milano e la Serenissima, sempre dalla parte milanese. È possibile che possa trovare delle informazioni utili anche negli archivi bergamaschi?
È una bella domanda che non abbiamo mai approfondito, a meno che i tuoi antenati si chiamassero Renzo e Lucia. Allora a quel punto può darsi che qualcosa trovi anche in letteratura. Non lo so, sinceramente non saprei dare una risposta a questa domanda. Se loro erano milanesi, sicuramente tutta la parte anagrafica si troverà a Milano, ma non escludo che si possa trovare qualcosa a Bergamo. Magari se avevano possedimenti o altro, non lo so, non saprei, non mi è mai capitato questo caso. Abbiamo Guerino che chiede se una famiglia vuole sapere il suo albero genealogico, come deve fare? La vostra associazione lo fa? Allora, tendenzialmente la nostra associazione, ovviamente prima di tutto saluto Guerino che è un mio carissimo amico, sono contento che abbia partecipato, la nostra associazione tendenzialmente non fa ricerche a pagamento, ma come ho detto lo scopo dell'associazione è quella principalmente di favorire la genealogia e lo studio di famiglia, cioè insegna, tra virgolette. Entrare nell'associazione vuol dire entrare a contatto con tantissime persone che hanno più o meno esperienza, che condividono la loro esperienza, il loro database, il loro albero genealogico. Quindi l'associazione serve più che altro per imparare a costruire il proprio albero genealogico. Richiede molto più tempo, ma dà molta più soddisfazione. Gabriele dice: io ho preso il cognome di mia madre, per cui chiedendo la ricerca del DNA del padre non saprei dove andare. Ok, dipende dalla ricerca, Gabriele, che vuoi fare. Se tu vuoi fare una ricerca la puoi fare anche su tua madre, perché esiste anche un... Allora, cerco di spiegare in maniera semplice. Mentre il cromosoma Y è abbastanza risaputo, che è un grosso pezzo di DNA che viene trasferito di padre in figlio, solo linea maschile, e quindi è facile utilizzare il cromosoma Y per ricostruire la linea paterna, esiste un modo anche per ricostruire la linea materna. Infatti nelle nostre cellule esistono 23 coppie di cromosomi. Una di queste coppie è la coppia XY, quella famosa che determina il sesso. Non tutti sanno però che nelle cellule non esistono solo questi 23 coppie di cromosomi, esiste anche un piccolo pezzettino di DNA che si trova all'interno di un corpuscolino delle cellule che si chiama mitocondrio ed è un po' la centrale energetica delle cellule, e per funzionare questi mitocondri usano un piccolo pezzettino di DNA. I mitocondri vengono ereditati esclusivamente per via materna, quindi sono un po' il cromosoma Y delle donne. Se io analizzo il DNA mitocondriale mio, anche degli uomini, è il DNA mitocondriale di mia mamma, e quello di mia mamma è quello di sua mamma. L'analisi di questo DNA mitocondriale è quello che ha permesso tanti anni fa di scoprire che il nostro antenato comune, la Eva, diciamo di tutti noi, arrivava dall'Africa. Hanno usato proprio questo sistema. E queste società che fanno l'analisi del DNA offrono anche l'analisi del DNA mitocondriale. Grazie, che la formazione scientifica emerge... Vecchia, ma di 20 anni fa. Però insomma, non è neanche semplice riuscire a spiegare una cosa così complicata in modo semplice e chiaro. E Alessio, sì, fa notare che purtroppo alcuni archivi fotografici sono stati buttati. Purtroppo sì. Purtroppo questo è vero. Un certo Maurizio Polelli dice che a Modena il fotomuseo Panini delle figurine ha raccolto il materiale di tutti gli istituti fotografici. Quindi... Io già vi invidio ovviamente la Panini per le figurine. Se poi Maurizio mi dice addirittura che hanno anche gli studi fotografici, a quel punto li invidia doppio. Non so se sono gli stessi Panini, perché Panini era un cognome molto diffuso. Ah, ok, potrebbe essere. No, ma figurine dice, per cui sono quelli. Ma in un abito più moderno da una vita, quindi adesso faccio le gaffe in diretta mondiale. Ok, passiamo a Serena, che è meglio, che dice: ma interesserebbe avere notizie di mio nonno paterno. Il test sul cromosoma Y potrebbe essermi utile o io dovrei essere un uomo? Allora, tu dovresti essere un uomo, mi sembra un po' difficile, per cui c'è un'alternativa un po' più facile, anche perché potresti diventare un uomo, ma non ti danno il cromosoma Y, per cui dobbiamo trovare un modo alternativo. Un modo alternativo è quello di trovare un tuo, chiamiamolo congiunto, che è un termine che oggi va di moda, un tuo congiunto maschio, può essere ad esempio un tuo cugino, cioè un qualche discendente di quello che è il tuo nonno, che tu sai essere un discendente di tuo nonno, però deve essere un maschio per poter fare l'analisi sul cromosoma Y. Può essere un tuo zio, un figlio di tuo zio, un maschio. Grazie. Nel frattempo il certo Maurizio Polelli mi sta scrivendo in privato per spiegarmi la questione. Ti sta insultando in privato.
No, è molto gentile, mi sta formando. Ah, era il fratello delle figurine, vedi Ah, che non era lo ok. stesso, allora qualcosa mi è rimasto. Ok, grazie, certo, Maurizio. Allora, Eleonora, che parlava del 1922, dice si riferiva allo studio Pesenti. Mi interessa perché abbiamo trovato foto di fine 800 di soldati che hanno combattuto a Custoza, Verona, nel 1866 e sul retro sono riportati gli studi fotografici. Vorremmo ricostruire le identità dei soldati ritratti. Quindi 1866. Secondo me alcuni studi in quel periodo, studi ce n'erano veramente pochi, però qualcuno c'era nelle grosse città e secondo me tutti numeravano già, per cui non è escluso che alcune di quelle fotografie abbiano un numero, non del Pesenti, sarà qualche altro studio, però recuperare i registri di studi di quel periodo è un po' dura, eh. A me non mi è mai capitato di trovare registri relativi a quel periodo. Grazie. Abbiamo Ugo, anche lui è argentino, ha detto che se serve può fare l'interprete. Ugo che è venuto anche altre volte in presenza fino a Wow. Modena. E Antonella, la nostra amica Antonella dice la mamma di un'amica si chiama Donadoni, la sua famiglia è originaria della provincia di Enna. Anche qua chiedo l'aiuto in sala di Stefano perché non mi ricordo che Stefano mi abbia mai parlato della Sicilia, sinceramente. Per cui Stefano, se ci sei, Batti un dacci un colpo. colpo. Ah, Ambrogio ha risposto che chiedevi prima di dov'è, che diceva che voleva guardare, dirò. Anche se lucernate dove vissero i miei nonni, ora è frazione, mentre al tempo faceva comune a sé, ma spero non avessero il fotografo visto che è una via e il resto campi. Ma non deve essere per forza ovviamente il fotografo di quel paese. Diciamo che quando io vi ho detto che più o meno tutti andavano a farsi fare le fotografie, tutti, anche i paesi dove il fotografo non c'era, ovviamente andavano nel paese dove c'era. L'analisi dell'archivio dello studio fotografico Pesenti, infatti, ha dimostrato, e anche nei luoghi che stiamo tracciando nel database, che lo studio per più di 80 anni ha servito persone di 30 comuni che stavano intorno. Per cui quello era il fotografo di tutti quei 30 comuni. Bisogna capire quale fosse il fotografo più vicino a Rho, ma probabilmente Rho aveva un suo fotografo, immagino, come, anche se era un paese separato in quel momento, però immagino andassero a Rho a fare le fotografie. Stefania chiede, esistono archivi di orfanotrofi della provincia di Bergamo? Quello dove è stata mia mamma e sua cugina nel 1945 non era gestito da suore, so solo questo. Allora, se stiamo parlando di ricerche genealogiche, immagino che non interessa tanto sapere un orfanotrofio piuttosto che l'altro, ma dove sono conservati i registri dei bambini che sono cresciuti negli orfanotrofi. Allora, ovviamente a Bergamo, come in tutte le province, esiste questo archivio, cioè il famoso archivio degli esposti. Nel caso di Bergamo, l'archivio degli esposti è stato spostato più volte come archivio e attualmente si trova presso la provincia di Bergamo. Quindi la provincia di Bergamo, i servizi sociali, mi sembra, c'è un ufficio competente, è semplicissimo ottenere copie del fascicolo, però bisogna ovviamente, va fin dalla fine del 600, sono cose anche molto antiche, bisogna tenere conto però di due cose. Prima di tutto c'è una questione di privacy, che se non erro per queste cose è di 100 anni, quindi nel caso del 45 non è possibile ottenere un fascicolo di quel periodo da parte di nessuno, a meno che ci siano delle motivazioni che però devono essere convalidate dal tribunale. Mentre precedentemente a 100 anni fa basta fare richiesta, bisogna però sapere il nome, il cognome e la data di nascita della persona e a quel punto ti recuperano velocemente il fascicolo. Io l'ho fatto per una decina di persone, sono molto gentili e rapidi, un po' come in tutte le province. Grazie. Serena, che aveva fatto la domanda prima del test, lei non è uomo, eccetera, eccetera, dice che non c'è nessuno. Alternative? Alternative, mi dispiace, ma non ce ne sono. Alternative è un po' dura. Non siamo ancora arrivati a quel livello. Giulio ti chiede, visto il periodo, pensi di aprire una videoconferenza dell'associazione eventuali interessati? Visto il periodo, pensi a aprire? Non ho capito bene la domanda, però cosa vuol dire una videoconferenza eventuali interessati? Era più un invito a fare videoconferenze all'interno dell'associazione, forse? Forse l'idea di fare qualche serata pubblica online.
Allora Giulio, giusto per non so, condividere chi è Giulio, mi sembra giusto anche dirlo, è la persona che più di tutti ha contribuito al famoso database sui testamenti. Avete visto che abbiamo già fatto 15.000 righe, beh, a lui va un grosso applauso perché penso abbia fatto forse più del 70% di queste 15.000 righe. Ed è anche un grosso fautore di quelle che sono le poche videoconferenze che stiamo cercando di fare in questo periodo all'interno dell'associazione. Per cui penso di intuire la domanda. E allora fateci sapere. Esatto. Allora, dal Brasile, Angelita chiede indicazioni di libri con l'origine del cognome. E Serena, tu ne avevi condiviso... Avevi condiviso un titolo, se non sbaglio, sei stata tu, qualche sì. Serata fa. Anche io avevo visto, ne ho visti diversi, ma adesso a memoria sinceramente non ricorderei i titoli in sì. maniera precisa. Allora, Serena, io direi se puoi condividerlo qua sotto al video oppure nel nostro gruppo Facebook. Angelita, ti invito a iscriverti se non ci sei e possiamo condividere lì i titoli esatto. dei libri. Però mi raccomando... Quando leggete queste cose, cioè un cognome da dove potrebbe originare, prendete sempre con le pinze, nel senso che magari è vero che quel cognome ha quell'origine, ma questo non vuol dire che sia il vostro cognome. Il vostro cognome potrebbe essere derivato da tutt'altra radice, per cui può essere sì un punto di partenza, uno spunto, ma andate sempre poi sulle fonti originarie del vostro cognome. Esatto, sì. Gabriele da YouTube chiede: potrebbe indicarmi a quale studio rivolgermi per la ricerca del DNA legato a mia madre non conoscendo quello del padre? Si collega al discorso di prima. Allora, so che noi abbiamo utilizzato un laboratorio tedesco, se non ricordo male, che ci sembrava il più affidabile. Magari diciamo così che non è uno di quei di quelle società che ha i bei siti internet tutti belli colorati, però è sicuramente più scientifico. E se non sbaglio si chiamava YSEQ, YSEQ. Se fate una ricerca in internet trovate, ovviamente poi in inglese, non è in italiano, ma loro offrono proprio diverse tipologie di analisi fatte su misura, cromosoma Y, DNA mitocondriale, cromosoma X, di tutto trovate. A prezzi, secondo me, anche più che accettabili per la professionalità con cui lo fanno. Okay. Ah, che brava, ti ho trovato, perfetto. Ho imparato a mettere i link, quindi quando posso scrivo qualcosa. E Alessio chiede, ma a Bergamo c'era un consiglio nobile? Non ho fatto molte ricerche sulla parte nobile, però assolutamente sì. Ed abbiamo individuato anche una rubrica delle famiglie nobili che è conservata in quel famoso luogo Pio Colleoni che vi dicevo, quello che dava le doti alle fanciulle. Lì abbiamo anche riprodotto parzialmente questo registro di nobiltà con tutto l'elenco delle famiglie. Anche quello è un qualcosa magari di interessante che in futuro potrebbe essere un altro progetto che faremo. Brava Serena, grazie, ha condiviso il titolo. Quindi Angelita, questo è il titolo del libro, I cognomi degli italiani di Roberto Bizzocchi, dice che però è una storia sull'origine del cognome in generale con degli esempi. Quindi, come ha detto prima Massimiliano, mi raccomando, uno spunto, un punto di partenza, però poi serve una ricerca per verificare effettivamente... Esatto. Che cognome sia il nostro. Beh, un esempio è il mio, che è quella cosa che ho presentato l'anno scorso a Modena, se ti ricordi Martina, perché io di cognome faccio Sana, appunto, ho pensato per 30 anni che il mio cognome originario arrivasse dalla Sardegna, la Sardegna piena di Sanna, nulla di tutto ciò, abbiamo recentemente scoperto io e Giulio, perché anche Giulio che avete visto prima ha il mio stesso cognome, che noi discendiamo dai Giovenzana, questo per farvi capire come a volte se leggete queste cose vi depistano completamente. Esatto, quindi mi raccomando. Francesco, fai complimenti per la conferenza molto interessante, poi chiede qualcuno o una qualche organizzazione come la vostra. Si sta muovendo per stilare una lista degli studi fotografici di tutta Italia o del Veneto, della Lombardia, che hanno conservato gli archivi fotografici? Se uno studio fotografico di una città non esiste più, in caso l'archivio sia sopravvissuto alla guerra, dove potrebbe essere confluito? Archivio di Stato o archivio storico? Ma questa più che come domanda, io la prendo come spunto interessante, cioè sarebbe veramente, secondo me, una grossa idea. Bisognerebbe capire chi può farsi interprete di questa cosa, cioè di fare proprio una mappatura a livello di tutte le province degli studi esistenti, ma soprattutto, appunto, è importante quello che dice Francesco, di dove sono conservati, perché vi ho fatto l'esempio,
pochissime persone a Bergamo sanno dove sono conservati questi studi, gli archivi di questi studi fotografici. Io stesso ho fatto un po' di fatica a ritrovarne alcuni. Adesso lo so, però all'inizio non era facile, non esisteva un elenco. Però sarebbe veramente una cosa utile. Non so, Martina, tu che hai più contatti in ambito genealogico in Italia, c'è qualcuno che può aiutarci a fare questa mappatura? Mi informo e vi faccio sapere. Perché è inutile che ce lo nascondiamo. È sicuramente un'emozione quando troviamo le date di nascita dei nostri antenati, ma quando si trova una fotografia è tutta un'altra cosa. Sì, c'era qualcuno di voi che raccontava qualche serata fa dell'emozione di trovare il documento con la foto del nonno, del bisnonno, la carta d'identità, il passaporto, insomma. È una bella emozione. Esatto. Perché diventano reali, oltre a essere semplicemente un nome e una data, iniziano ad avere un aspetto e sono reali. Esatto. Non abbiamo altre domande, ma se volete vi lascio altri 30 secondi per bombardare Massimiliano, potete scrivere tutto quello che volete, lui vi risponderà. Beh, è stata una soddisfazione però, hai tantissime domande. Sì. Diciamo che come associazione siamo contenti. Bene, questo è importante. Se c'è qualcuno della Lombardia, ma anche fuori, è ben accetto ovviamente nella nostra associazione. Sì. Ecco un altro suggerimento. Il cognome d'Italia, Caffarelli e Marcato, dizionario storico etimologico. Grazie Roberto. Giulio che dice a me mancano le foto di due bisnonni. E a tanti mi sa che mancano le foto dei due bisnonni, Giulia. Sì. Che poi se trovate le foto da qualche parte, segnatevi chi c'è in foto, chi sono, come si chiamano, che non c'è niente di più triste del ritrovare dopo qualche anno e dire questo era, e la memoria è andata. Ma il suggerimento a chi non ha ancora iniziato in maniera strutturata una ricerca genealogica, all'inizio lasciate stare le date, gli atti di battesimo, quelli saranno sempre lì più o meno. Sì. Andate a cercare le fotografie. Prendete tutti i cugini che avete di prima, di seconda, di terza, girateli, perché ogni vostro antenato avrà sicuramente fatto una fotografia nella sua vita. Dovete riuscire a ritrovarla prima che purtroppo sia troppo tardi. Sì, esatto. Grazia fa i complimenti, dice nonni materni, Locatelli a Bergamo, paterni, pescatori di Parma. Che voi sappiate, a Parma si stanno aggiornando mettendo online gli archivi? Qui non saprei rispondere, non so, sull'Emilia Romagna forse magari tu. Aspetto che l'aiuto da casa dal certo Maurizio Polelli, se può dare lui un contributo. Che mentre sui Locatelli è una bella ricerca Bergamo, hai visto che è uno dei cognomi più diffusi che c'è. Infatti, grazie, ci informiamo, ti facciamo sapere se entro sera non hai risposta, tu mandaci un messaggio sulla pagina Facebook Conferenza Internazionale di Genealogia e ti rispondiamo. Mario Ismara chiede come associarsi. Questa è una bella domanda per un'associazione. Allora, qui abbiamo lo strumento più moderno, direi che è quello dell'Associazione Genealogica Lombarda su Facebook. Magari lì puoi mandare anche un messaggio in privato e quindi ti tiriamo nel loop, ti portiamo a bordo. Abbiamo anche un sito internet che però non mi vergogno a dire che è un po', diciamo, vecchio, dobbiamo rinnovarlo, però anche lì trovi tutti i riferimenti comunque, eventualmente per contattarci via email. Grazie. Ambrogio chiede dove vi trovate come sede, lockdown permettendo. Esatto, allora la sede non ci ricordiamo più neanche più dov'è, perché è tantissimo che non ci andiamo, almeno un annetto, però la sede dell'associazione è dove è nata, cioè in questo momento è a Trezzo sull'Adda, che è questo paese in provincia di Milano, sul confine con la provincia di Bergamo. Grazie. Non vedo arrivare altro, adesso vedi che arrivano in blocchi tutti insieme. Stefania chiede, la provincia di Pavia non ha messo proprio nulla negli archivi? Non ha messo proprio nulla negli archivi, cosa vuol dire? Stefania, aiutaci a capire, dacci qualche informazione in più così possiamo darti una risposta più sul pezzo. Su Pavia non sono molto afferrato, comunque ci ho lavorato veramente pochissimo. Non sono a conoscenza di cose particolari su Pavia disponibili. Se magari intendeva dire in internet, magari creato database o altro, non sono a conoscenza di database sulla provincia di Pavia.
Ok, allora Stefania, facciamo così anche con te. Se nessuno risponde entro sera, scrivici in privato la pagina e cerchiamo di trovarti una risposta tramite la nostra rete di genealogisti. E vi chiediamo sempre di essere prima voi a scrivere a noi perché noi come pagina non possiamo contattare gli utenti per primi, però se voi ci scrivete noi vi possiamo rispondere. Luca, gli indici delle parti dei testamenti sono conservati in archivi di Stato? Sì, ovviamente tutti gli archivi di Stato più o meno, oltre ad avere... parliamo dei testamenti qui. Sì, questi indici sono conservati presso l'archivio di Stato, sì. Pensavo si riferisse agli indici delle parti di tutti gli atti notarili, non solo dei testamenti, perché molti archivi di Stato, come quello di Bergamo, hanno anche gli indici delle parti, cioè è possibile andare a vedere gli indici di tutti gli atti notarili. Però anche in quel caso, prima del 1800, sono sempre indici per nome, il che rende un po' più complessa la ricerca genealogica. Grazie. Ok. Mauro che chiede se in Veneto ci sono associazioni come la vostra. Martina, se non sbaglio, vivi in Veneto, giusto? Facevi finta di niente. Stavo pensando, abito da tanto, cioè da troppo via da Modena e mi Ma da dimentico le poco cose. tempo sul Veneto, il modo migliore per non rispondere alle domande, era troppo facile. Mi informo e ti faccio sapere. Stavo pensando. So a chi chiedere. Mauro, stessa cosa. Se non hai risposta entro sera qui nel video, scrivimi nella pagina e ti trovo qualcuno che sa. Giulio ci dice che Pavia su Family Search c'è. Quindi Stefania su Family Search online Pavia c'è. Ah, lei dice, quando cerco la provincia di Pavia, archivi online non c'è proprio nulla. Ah, parli sul portale Sun. Sì, in quel caso lì sì, sono su Family Search, però. Sì, prova a guardare lì, Stefania, poi ci fai sapere. E, sì, poi Giulio e Allara e tutti quanti rispondono sì, c'è su Family Search, perfetto. Stefania, prova a guardare, facci sapere se qualcosa non va su Family Search, non ti preoccupare perché noi sabato 14 avremo anche l'area manager di Family Search, quindi puoi chiedere direttamente a lui. Giulio dice anche in Veneto gli risulta che ci sia qualcosa. Cerca su Facebook e arriva Alessio che dice sul Veneto ci siamo noi. Questa cosa mi piace tantissimo. Alessio, chi siete? Raccontaci, illustraci qualcosa. Entrate nella mia rete di contatti. Vediamo se ci dà qualche dettaglio. Sì, Alessio, palesati e facci sapere qualcosa di più. Francesco dice che Pavia è presente parzialmente su cerca immagini Family Search, quindi Stefania prova in questo modo e poi facci sapere. Vediamo se c'è qualche altra domanda, io aspetto la risposta di Alessio, che adesso sono curiosa di sapere per il Veneto. Se non arriva entro 3 secondi, poi magari arriveranno come prima le domande tutte in blocco. Io allora nel frattempo ringrazio Massimiliano Sana per questa serata, Grazie a voi. ringrazio anche, vedi che arrivano le Fanno domande. apposta. Luca dice, dell'Alto Milanese o Basso Varesotto non si trova proprio nulla di digitalizzato né su Family Search o sul Sun. Ci sono progetti per caricare qualcosa? Allora, con digitalizzato bisogna capire se intendiamo la riproduzione fotografica o anche le trascrizioni. Allora, come riproduzione, devo dire che io vi ho fatto vedere molte cose di Bergamo oggi, come ho fatto in diverse altre conferenze, ma anche perché a Bergamo siamo molto fortunati. Probabilmente siamo una delle province più fortunate in termini di documentazione esistente e avete visto anche in termini di indici che sono presenti. Negli altri archivi questo spesso non succede. A Milano devo dire che abbiamo molte, molte, ma molte più difficoltà a fare ricerche. Esistono indici particolari, mi viene in mente il Lombardi, mi vengono in mente altri indici che possono essere utilizzati a Milano, ma a me risulta che nessuno di questi sia ancora digitalizzato o quantomeno trascritto. Le uniche digitalizzazioni che abbiamo sono quelle dello Stato civile, che però sono di Family Search, ma non visibili pubblicamente in questo momento, se non sbaglio, erano state rese visibili durante il periodo del lockdown, ma in questo momento non lo sono ancora. Bisogna andare presso un centro giusto di Family Search per poter visionare gli archivi di Stato civile di Milano.
dal 66 mi sembra fino agli anni 30 o 40, ma di altro su Milano c'è poco, e idem per il Basso Varesotto. Ok, grazie. Una domanda di Mario, che chiede se l'associazione potrebbe avere notizie sui Corpi Santi di Milano. In parte io non ho molti dettagli su questa cosa, non ho mai approfondito questa cosa qui, so cosa sono, però non abbiamo informazioni o database a riguardo. Ok, grazie. Potrebbe essere una cosa da approfondire comunque per il futuro. Alessio, grazie. Dice che non sono un'associazione, però fanno consulenza su come muoversi negli archivi e mi ha messo il link del gruppo. Buono. Grazie. Cristina chiede se in Toscana ci sono associazioni come voi. Penso e spero di sì, però io non ne sono a conoscenza, sinceramente. Quello che manca è proprio un network di associazioni come la nostra. Sì, adesso vediamo intanto, raccogliendo contatti, vediamo noi cosa riusciamo a fare, però Cristina... Puoi fare tu da collettore, Martina, basta che ogni volta inviti un paio di associazioni e automaticamente ci conosciamo. Sì. Cristina, per la Toscana... Sabato 14 novembre, ore, mo te lo dico, comunque alla conferenza internazionale di genealogia noi avremo anche, eccola qua, e al pomeriggio Stefania Fangarezzi che parlerà del censimento di Toscana, magari una domanda che poi farà lei. Quindi mi raccomando, collegati sabato pomeriggio, collegati tutto il giorno, segui tutto il giorno, sabato pomeriggio c'è anche... Stefania per fare le domande. E, per le associazioni per area geografica specifica ci sono diverse pagine Facebook dedicate, dice Simona. Sì, esatto. Poi abbiamo Luca che dice Milano e i Corpi Santi sono su Family Search ancora visibili come la provincia di Milano. Di Busto Arsizio e limitrofi invece niente. Poi Stefano condivide il link a Facebook della nostra Stefano, associazione. Stefano, che si palesa adesso! Esatto. È beh, facile già... così, Stefano, però, Beh, non ha negato nulla di quello che tu hai detto, quindi è tutto approvato. Sì, vabbè, devo guardare i suoi messaggi privati sul cellulare. Abbiamo Ambrogio che dice per Como. Lecco e Varese ci sono archivi digitalizzati su un'altra piattaforma genealogica che richiede un abbonamento annuale base di circa 10 euro. Come Lecco, sì, confermo. Ok. Con questo io adesso direi di... adesso vedi. Saluti generali da Stefano. Ecco, perfetto. Così possiamo dire di aver concluso con i nostri relatori di questa sera, Massimiliano Sana e Stefano Perico. Vi ringraziamo ancora. Ringraziamo chi si è collegato stasera con noi. Ringraziamo Massimiliano per aver... condiviso con noi le sue conoscenze, le sue competenze, la sua esperienza. A questo punto io vi do appuntamento a mercoledì 11 novembre con la visita guidata virtuale in archivio storico del Comune di Modena, ma attenzione, attenzione, sarà alle ore 10 del mattino. Quindi sarà una visita guidata durante l'orario di apertura dell'archivio. Mi raccomando, non dimenticatevelo, segnatevelo alle ore 10, non ci sarà nessun collegamento la sera alle ore 20. Se ovviamente lavorate, avete altri impegni, giustamente, non vi preoccupate perché quell'appuntamento, esattamente come tutti questi, sono registrati, quindi potete guardarli anche successivamente sia su YouTube che su Facebook. Grazie a tutti, stanno arrivando tanti ringraziamenti, grazie a tutti coloro che sono collegati, di nuovo grazie a Massimiliano, grazie salutiamo nuovamente Stefano e buona serata a tutti. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.